Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Il testo che vuole aprire la nostra preghiera lo prendo da una delle omelie di Papa Francesco. Quel che sta accadendo ci scuota dentro. È tempo di rimuovere le disuguaglianze, di risanare l'ingiustizia che mina alla radice la salute dell'intera umanità. Mentre pensiamo ad una lenta e faticosa ripresa dalla pandemia, si insinua proprio questo pericolo, dimenticare chi è rimasto indietro. Il rischio è che ci colpisca un virus ancora peggiore, quello dell'egoismo indifferente. E questo si trasmette a partire dall'idea che la vita migliora se va meglio a me, che tutto andrà bene se andrà bene per me. Si parte da qui e si arriva a selezionare le persone, a scartare i poveri, a immolare chi sta indietro sull'altare del progresso. Questa pandemia ci ricorda però che non ci sono differenze e confini tra chi soffre. Siamo tutti fragili, tutti uguali, tutti preziosi. Dal Vangelo secondo Luca. Diceva anche ai discepoli: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e un giorno si dava a lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Parola del Signore. Ecco, Gesù non rimprovera in questa parabola l'uomo ricco proprio perché è ricco. Il problema non è la ricchezza in sé. E non rimprovera nemmeno il suo stile di vita fatto di banchetti, di feste, di divertimenti, perché anche questo in sé non è un problema. Rimprovera e giudica negativamente il suo non vedere il povero alla sua porta. Il testo dice esattamente: c'era un uomo alla sua porta. Quindi probabilmente lo vedeva spesso, probabilmente ci passava anche davanti. Ecco, però decide, sceglie di non vedere. Sceglie di continuare la sua vita come se questo povero non esistesse, come se la sua condizione non lo riguardasse. La mia condizione è la sua condizione è la sua. Quindi due mondi divisi, con ognuno regole proprie, profondamente separati. Ecco, se c'è una cosa che la pandemia ci sta insegnando è che non ci sono due mondi divisi, non ci sono. Dicevamo le volte scorse, quello che pensavamo accadesse solamente nei paesi lontani accade anche qui, è accaduto anche qui. E questi mondi divisi magari li costruiamo noi, perché di fatto un po' è così, ma poi la realtà ci riporta con i piedi per terra. E magari ce ne fa pagare il conto. Abbiamo provato sulla nostra pelle per un po', e in maniera tutto sommato per tanti di noi abbastanza leggera, per qualcuno no, più pesante. Forse lo sarà in seguito un po' per tutti. Ecco, abbiamo provato sulla nostra pelle per un po' quello che quotidianamente vivono e sperimentano milioni di persone su questa terra. Abbiamo sperimentato per un attimo quella che è la vita e le condizioni di vita di milioni di persone su questa terra. E loro non solo per un periodo, ma per tutta la loro vita e per la vita dei loro figli e per la vita dei figli dei loro figli. In questi casi, in queste condizioni, diventa difficile sostenere appunto la fatica di questo vivere. È stato faticoso, è faticoso per noi dopo 2 mesi. Siamo estremamente preoccupati per quello che accadrà fra poco, per quello che ci riserverà il futuro, per come faremo. Immaginiamoci una vita intera così, senza possibilità di uscita. Sapendo che sarà così per noi, così per i figli e per i nipoti,
se le cose non cambiano. Sia ben chiaro, e questo dobbiamo davvero dircelo con estrema onestà e anche con estrema sicurezza, se milioni di persone fanno fatica non è colpa mia, non è colpa di nessuno di noi personalmente, non è che la situazione del mondo dipende da quello che stiamo facendo personalmente, dalle nostre scelte personali. E questo è necessario dirlo, perché altrimenti entriamo in una prospettiva, in un punto di vista che non ha senso. Se milioni di persone muoiono di fame o stanno male, non è per colpa mia. Ma sicuramente c'è una responsabilità sociale e collettiva, cioè c'è uno stile di vita, il nostro, che si appoggia e ha bisogno che dall'altra parte del mondo si viva così. Ho messo alcuni esempi per me, scusatemi la banalità, però sono cose che succedono, certo non sono le cose principali, ma sono cose che succedono, perché sennò dove reperisco alcuni prodotti che mangio? Per cui ogni volta che, non so, beviamo il caffè, mangiamo un ananas, frutta tropicale, qualcun altro li coltiva e forse non li coltiva in condizioni proprio così etiche come accade da noi. Oppure dove smaltisco i rifiuti, perché anche questo accade, soprattutto magari quelli più problematici. Dove apro le aziende con minori costi, perché posso pagare di meno gli operai, perché magari il lavoro viaggia su regole diverse, perché ci sono meno protezioni. Dove vado in vacanza a prezzi più bassi, perché anche questo capita. Non è tutto così, è chiaro, sono solo alcuni esempi, però il senso di un mondo, il nostro, che ha bisogno che dall'altra parte del mondo si stia un po' peggio, perché questo vantaggia noi. Ripeto, non è colpa mia, ma c'è una responsabilità collettiva e sociale che non possiamo dimenticare. Ecco, responsabilità non è sinonimo di colpa. Responsabilità significa essere chiamati a rispondere. E questo sicuramente ci riguarda. Che cosa diciamo di fronte ad un mondo così? Che cosa diciamo del nostro stile di vita che si appoggia sul loro stile di vita? È un po' la parabola che abbiamo ascoltato. Non è colpa del ricco se il povero è povero. Però questa cosa lo riguarda, visto che è alla sua porta, è davanti alla sua porta e magari ci passa davanti tutte le volte. Ecco, il nostro mondo non è così diviso, non è così lontano, ce ne accorgiamo adesso, ce ne accorgiamo un po' di più adesso. Ecco, allora la domanda su cui vogliamo magari riflettere e se possibile condividere è questa: di chi o di cosa mi sento responsabile, cioè chiamato a rispondere, e di chi o di cosa no? Perché è chiaro, mi sento chiamato a rispondere della mia famiglia, del mio lavoro, delle mie cose, questo è chiaro, e di cosa altro? E di che cosa non mi sento chiamato, cioè non mi pare che la cosa debba riguardarmi. Ecco, vogliamo pregare con le parole del Salmo 10. L'ho scelto perché dice questa frase molto, molto bella, parlando di Dio, dice: eppure tu vedi l'affanno e il dolore di chi sta male. Tu lo vedi. Non fai finta di niente, lo vedi. Ecco, lo preghiamo insieme. Sorgi, Signore Dio, alza la tua mano, non dimenticare i poveri. Perché il malvagio disprezza Dio e pensa non ne chiederà conto? Eppure tu vedi l'affanno e il dolore, li guardi e li prendi nelle tue mani.
A te si abbandona il misero, dell'orfano tu sei l'aiuto. Tu accogli, Signore, il desiderio dei poveri, rafforza i loro cuori, porgi l'orecchio, perché sia fatta giustizia all'orfano e all'oppresso, e non continui più a spargere terrore l'uomo fatto di terra. Vogliamo chiedere a Maria di sapere vedere ciò che accade fuori dalla nostra porta, di avere uno sguardo che sa andare anche al di là delle cose immediatamente nostre o di quelle che magari ci prendono tempo, energie, preoccupazioni nell'immediato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vogliamo chiedere a Maria di sentire una responsabilità che va al di là del mio pezzo di mondo, di quello appunto che costruisce la mia vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vogliamo chiedere a lei di riuscire a modificare alcuni atteggiamenti, alcune scelte, perché non si tratta di cambiare tutta la vita. Magari di porre dentro alcuni segni, alcune attenzioni, alcune sensibilità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. Signore, il non vedere ci protegge. Ci fa illudere di essere responsabili solo del nostro pezzo di mondo, che è già tanto difficile per noi e che spesso non riusciamo nemmeno a gestire. Continuiamo a sentire che siamo tutti sulla stessa barca e che o ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Ne siamo tutti convinti in teoria, ma ci è più difficile quando dobbiamo rispondervi concretamente. Aiutaci a saper guardare a te, che ci vedi tutti e ci ami e ci sostieni e ci consoli. Aiutaci a sentirci non in colpa, ma responsabili. Chiamati a rispondere con intelligenza e coraggio per costruire una fraternità dove ognuno si senta unico e prezioso. Sii benedetto nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, restate nella pace. Buon cammino.